Salve a tutti ragazzi, bentornati in Hearts of Iron 4 Arsenal of Democracy. Riprendiamo dal nostro ultimo episodio insieme al nostro baffonissimo Darkstar. Buon salve gente. E vediamo un attimo di sistemare alcune cosine che perdurano. Guarda che carina coccolosa la marea rossa che si sposta. È tipo il mare di bandiere rosse che si muovono. Non so perché, ma non è per niente amichevole come cosa. E comunque alla fin fine ho fatto il 23%, 24% di world tension io al momento. Siamo al 61%. Tu hai fatto il 28.1. Ha detto cosa? Ho fatto il 28% Molotov Ribbentrop Pact. Ah, ma guarda, ho scoperto una cosa che prima non sapevo. Cosa? Clicca sul World Tension, sul mondo del World Tension. Un secondo solo che ho il patto di Molotov Ribbentrop. Allora, vabbè, il ministro degli esteri tedesco ci ha proposto un patto di non aggressione fra le nostre due nazioni. Questo trattato incrementerà molto il mutuo commercio e in aggiunta alcuni protocolli segreti suggeriscono che le divisioni della Europa dell'Est alcuni protocolli segreti suggeriscono la divisione dell'Europa dell'Est fra la sfera tedesca e la sfera sovietica. Finché i fascisti a Berlino... mamma mia. Il problema è che se io leggo tutto quanto e poi traduco, ok, traduco bene. Se devo tradurre on the go diventa un casino per me. Cioè beh, non ma ce tu la fai come vuoi. Cioè io lo faccio perché sono un pochino più belto a farlo, sì, ma non sì, è sì, che devi sì, essere. Sì. Devi fare le cose a tuo modo, Ricordatelo. Mentre i fascisti a Berlino non siano, potrebbero non essere degni di fiducia, questo patto ci renderà possibile metterci a confrontarci con la Finlandia, gli stati baltici, la Romania senza paura di influenze esterne. I territori dell'est della Polonia saranno anche nostri nel caso la Polonia collassi. Sign the treaty. Praticamente vi spartite a metà la Polonia. E tu, e io mi occupo poi di tutta quanta la zona là nota, come volevo io. Ah, aspetta, cos'è che stavi dicendo? Oh, cavolo. Patto Molotov, dicevo, fai le cose come vuoi tu. No, cioè, dicevo prima del World Tension, cos'è che hai detto? Allora, qui? Se tu clicca sul mondo del World Tension. Sì. Vedi che c'è Date, Country, World Tension e Current Wars. Sì. Se tu vai su Current Wars e clicchi sopra la guerra, ti fa vedere le perdite subite e come sono messi. No, a me... Ah, sì, è vero, cavolo. Giappone 861.000... Ah, sì, cavolo. Allora, i diplomatici dalla Germania e dell'Unione Sovietica hanno concluso... hanno concluso quello che gli osservatori hanno descritto come un accordo storico avvenuto oggi ed è la firma del patto Molotov von Ribbentrop, chiamato a seguito del nome del ministro degli esteri Joachim von Ribbentrop e della sua controparte sovietica Vyacheslav Molotov. Questo patto di non aggressione stipula che nessuna delle parti si allerà né aiuterà i nemici dell'altro. E i diplomatici esteri hanno messo sull'avviso che questa alleanza effettivamente dà alla Germania una mano libera per fare guerra in Europa senza avere paura di un intervento sovietico. Questo non può essere buono. Come no? È ottimo, tovarish. No, this can't be good at all, proprio. Truppe extra che saltano fuori dal nulla, va bene. Truppe extra che saltano fuori dal nulla. Fanno plop, cicciano fuori dalle potute, esatto, pareti. La Francia ha bannato il comunismo. Il gabinetto di Edouard Daladier ha decretato che la dissoluzione del Partito Comunista Francese, fin da quando la Russia Sovietica ha firmato il patto di non aggressione con la Germania nazista, ci sono state discussioni
annullare il francese in comuni. Questo decreto è stato instaurato a seguito di un accordo fra le due nazioni e la partizione della Polonia. Édouard Daladier ha preso l'opportunità del supporto per innalzare un ban del partito, e anche i leftisti, i sinistroidi, hanno cominciato a richiedere l'annullamento del Partito Comunista Francese. Può essere stato sotto. Necessario. Cioè, può essere stato necessario. A me invece viene proscritto che facciano tutto quello che possono per mantenere la borghesia al controllo. Sì, è proprio in maniera disprezzante. Sprezzante. Giusto. Aspetta, focus completato. Quello dopo, subito. Transporter flights. Cosa fanno? Vabbè, andiamo. Va bene, andiamo. Le nostre divisioni corazzate stanno mettendo parecchio più tempo rispetto a quello che pensavo ad arrivare. Che senso? Che sono ancora in produzione. Il problema è che ho un po' poche fabbriche. E poche fabbrichette? Poche fabbrichette militari, eh? Proprio un bauschuna allora. Adesso qua sto cercando di usare di più la gomma, il petrolio, in maniera da esportarne di più. Però nessuno lo compra. Signor. A che punto è la marea rossa? La Madonna. La Madonna. Non esiste un tasto per rischieramento tattico? No. Aspetta un secondo che devo attaccare. Rischieramento tattico è l'unico che hai, è quello di utilizzare le linee ferroviarie che gli tolgono tutta l'organizzazione. Come si fa a farlo? Quando clicchi sull'unità, mm-hmm. Dopo vedi che c'è in mezzo alla descrizione di fianco alle barche c'è il... Ah sì. Ok, va bene, grazie. Gli dà un più 10 km extra orario. Sì, beh, dipende dallo stato delle infrastrutture. Guarda che roba come si muovono adesso, che figata. Bello vedere che c'è bambino che è oltre. Guarda che ti mando Zucco, va a casa. Cosa? Chi? A prendere il tè, dai. È giapponese. Ma io non parlo giapponese. Io voglio che i giapponesi conquistino tutto. No, come? Più che altro, vedi, è interessante perché adesso i giapponesi. Allora, i cinesi non possono andare ad attaccare i cinesi nella madrepatria perché non ce la fanno. Però i giapponesi continuano a mandare truppe a sud e continuano a mangiare un po' di territori poco per volta. Esatto, capito. E il discorso è che, bene o male, la guerra là è in perfetto equilibrio, perché alla fine i cinesi non possono andare di là, i giapponesi possono venire di qua, ma pochi alla volta. Ok? E siccome prendono pochi territori, diventa una roba tipo cono di bottiglia, dove non importa che i cinesi abbiano più divisioni. E la cosa interessante è che appunto il giapponese qui si indebolisce, i cinesi qui si indeboliscono, e poi per caso qualcuno lì sopra viene giù e conquista tutto. Ma a caso, Così dal nulla, in maniera completamente casuale, esatto, con nonchalance epica. Sì, giustamente, ma mi sembra giusto il tuo ragionamento. Questo non fa una grinza. 30 divisioni che stanno arrivando là. A cavolo, devo iniziare a fare il borgo. Però non fa una grinza il tuo ragionamento, sai?
Piacere che anche tu condividi quello che penso io. Vabbè, conquistiamo tutto, chi se ne frega. Devo illudere di darti un po' ragione, No, invece come qui là giù che non mi serve mai niente, effettivamente. Sta così. Oh là, così sì che è perfetto. No, ok, che ho sbagliato a schiacciare. Ah, Gesù Cristo. no? Ok, ho sbagliato a schiacciare. Send 315 giorni, quindi nel 40. Cacchio, siamo nel 39. Boia, scheo. Maledetti giapponesi, non mi avrete mai. Ma io non sono giapponese. Oh mamma mia, ogni tanto. Ah, signore. Tanto. Aspetta che devo teccare. Ogni 2 secondi bisogna teccare, mamma mia. Oh mamma, non mi ero neanche accorto che avevi messo in pausa. L'ho appena messo, comunque vai tranquillo. Sa che subito abbiamo bisogno di più fabbriche. Allora decisione dovrò bloccare di nuovo. Ok, possiamo andare. Allora, vedi. È arrivata la marea rossa? Sì. Hai fatto la marea rossa? Sì. Io so che sto facendo qualcosa di sbagliato, ma non so bene cosa. Segnata quel fronte là e adesso ricerca di nuovo. Siamo nel 39, quindi quindi è Non ho blocco. capito. Devo toccare un secondo, aspetta un attimo. Vediamo un po'. Tac. No, non me ne c'è niente di quello. Quello non ancora. Questo non ancora. Questo che mi fa? Ma sì. No, andiamo qua. Ok, possiamo andare. Ehi, vadi, vadi. Sì, ovvio. Vabbè, qui stanno. Allora, il destino della Cecoslovacchia. Truppe tedesche hanno attraversato la Boemia e la Moravia recentemente, nella ricerca di riportare ordine nella regione dopo la rinascita di un governo, the wake of a collapsing, a seguito del collasso del governo cecoslovacco. A Praga le forze occupanti hanno annunciato la creazione di un protettorato autonomo all'interno del Reich tedesco. Le forze ungheresi operanti con il consenso della Germania hanno marciato in Slovacchia e l'hanno annessa all'Ungheria. La nazione della Cecoslovacchia non esiste più. So much for peace. Comunque ragazzi, non possiamo leggere questa cosa qua perché dobbiamo lasciare la suspense al nostro compagno Koss. E comunque Cosa? la marea rossa è vicina, compagni. Non fare stupidate, Dark, che dopo te ne penti. Vedrai cosa succede a ottobre. Altro che Alba Rossa.
L'unica roba che vorrei poter fare è richiamare i volontari. Winter War Artillery. Ufficiali talentuosi di nuovo. Tali talentuosi. Mamma mia. Ok. Penso che per un po' rimarrò così, va bene. Avanti. Sto organizzando per l'invasione della Polacchia. Bravo! Facizzati! Quello che ti miri. Guarda il manpower che continua a crescere. La National Unity cos'è che fa? La National Unity è quella che ti impedisce di collassare quando ti conquistano i punti. Vittoria, sì, sì. Vittoria. Perché se manca quella, vuol dire che sei più propenso a perdere sì, un conflitto. Sì. Certo che però il Giappone ha perso 191.000 uomini contro i 546.000 della Cina. Ma prima erano di più, sai? Cioè, adesso non ne stanno perdendo tanti rispetto a prima. Adesso la Cina ne sta perdendo di più. Sì, prima era 880.000 contro 410.000, tipo. Adesso sono parecchi di più. I morti cinesi. Sì, infatti effettivamente sto guardando, ci sono i cinesi che stanno mandando poche truppe all'assalto di tante truppe cose, quindi tipo si stanno logorando le truppe da soli. Beh, succede. Perché non hanno assegnato troppo a quel fronte là? Oh signore. Mistero, Dark. Mamma mia, quanta roba che devo produrre, ma... Che mai?
Non so cosa è schiacciato per sbaglio, ragazzi, ma state tranquilli che va tutto bene. State tranquilli che va tutto bene. Non succede niente. Forse, speriamo. Aspetta, devo toccare. Ma sì, Katiuscia. Ma sì, andiamo anche con Katiuscia. Facciamo ogni tanto. Ah sì, ma cosa vuoi che sia? Andremo più avere problemi per quanto riguarda il carburante e il gomma, sai come no. Tata, dove ha resources? Guarda quanto ne sta producendo adesso, sono 4, 8, 12, cosa? 16, 17, 18. E ancora mi dà problemi. Ah sì, è vero, perché probabilmente le vuole importare. Ah Gesù. Sto creando raffineria ovunque sugli orali. Creando raffineria. Bravo, bravo! Beh, così che si faccia. Allora, adesso vediamo un po'. Il piano di invasione qua sarà prima l'Estonia, subito. Poi si chiude da sopra e si va giù, di cattiveria. Cattiveria! Adesso siamo in aprile e in ottobre parte l'avanzata anche dall'altra parte. Il Medio Oriente non sarà più quello di prima. Medio Oriente? Perché il Medio Oriente? No, tranquillo. Non ti preoccupare. No, no, io mi preoccupo. Sarà rapido e indoloro. No, no, non sarà né rapido né indoloro, lo so già. Signore, io non voglio... Mamma mia. È successo, sono quelle forze spedizionarie, cioè... sono delle forze che verranno continuamente tenute lì, lo sai? No, non lo sapevo prima. Non lo sapevi, se non avrei mandato il top del top. vabbè, si fa lo stesso quando ci vuole, perché vengono cacate fuori le altre. Ah beh, manca poco, più due. Invece però fanno andare la Onega, fanno uscire a Minsk. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buono, 7 divisioni corazzati in arrivo. Stati in arrivo, Ale! A che minuto siamo? 23, porca miseria, mi son perso. Meno male. Mi è venuto in mente. Buono, dai, facciamo un altro paio di giornate. Sì, così giusto per... Sì, comunque questo qua è stato un evento abbastanza... Cioè, un episodio senza eventi particolari. Sì, non... Non è stato particolarmente... diciamo così, va. Tu ti immagini dopo quando sfonderemo il Reich, andremo infine in Francia, la Spagna repubblicana si allierà a noi. Mm-hmm.
Direi, aspetta un attimo, adesso vediamo di. Ecco, io direi di finire col prossimo giorno, va. Sì, 1º giugno del 39. Ah, ho finito anche un. Niente. Ragazzi, spero che vi stia piacendo come sta venendo fuori la campagna e ci vediamo per la prossima puntata di Hearts of Iron 4, Arsenal of Democracy. Ciao a tutti. Bye.